A volte basta un paio di scarponi come questo per aiutare a capire quello che raccontano i libri di storia. Siamo nel Museo degli Alpini di Bassano del Grappa, proprio accanto al ponte che porta il nome di queste truppe. Qui sono raccolti centinaia di oggetti che fanno comprendere almeno in parte quella che è stata una storia lunga ormai più di 140 anni. Il corpo, infatti, è stato fondato nel 1872. A volte sono proprio questi oggetti a riuscire a dare un volto umano alla storia. Un compito che svolge anche il volume Un alpino, un battaglione di Itinera Progetti, a cura di Mario Spada. Il libro raccoglie infatti le testimonianze di un alpino nel corso della Prima Guerra Mondiale, parte di un battaglione che da compiti di presidio passa alle zone di battaglia sui monti. Battaglie vissute da persone vere, come dimostra anche la raccolta del Museo degli Alpini. Le foto, le medaglie, le cartoline mandate a casa dai soldati al fronte, per non parlare del tipico cappello con la piuma. Ma c'è anche il lato più cruento, raccontato dalle maschere antigas, di cui le vetrinette ospitano diversi esemplari, o dalle armi di diverso tipo. Vetrinette ricolme, insomma, che occupano due piani della struttura. Senza dimenticare però l'eroismo di alcuni motti o il conforto di una croce fatta con i mezzi a disposizione. E bisogna rendersi conto che la sopravvivenza era davvero una questione di fortuna, visti anche i prodotti a disposizione dei medici dell'epoca.